Salve, allora innanzitutto volevo ringraziare Roberta per avermi nominato. Non vedevo l'ora che qualcuno finalmente mi lanciasse questa sfida. Il gioco consiste nel bere un bicchiere di succo di pera. Confermo che è succo di pera, lo faccio vedere. Succo di pera tutta una volta. Io però utilizzerò la cannuccia perché sono stato male in questo periodo, quindi è meglio che utilizzerò la cannuccia. E niente, buona bevuta. Comincio con il versarlo. A posto. Alla salute. Forza ragazzi, allora scusate, allora i miei nominati sono Plutonia, Priscilla e poi il mio amico Fernando. Avete 24 ore di tempo per fare la stessa cosa, cioè bere questo bicchiere di succo di pera e postare il video su Facebook. Se non lo fate dovete dire che siete dei disgraziati, dei figli di buona nonna, dei coglioni di bastardi, dei figli, figli in droga, dei pezzi di merda, dei stronzi, dei figli di pace. Comunque tutto questo e ovviamente offrirmi con bravi una cassa di birra. Buona bevuta. Postiamo il video su Facebook. Plutonia, Priscilla, Fernando, avete 24 ore di tempo, a posto. Vediamo che dicono. No, 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 vabbè, ora mi sento. Ora mi sento. Ok, già. Pronto? Buonasera. Mi spieghi? Mi vuoi spiegare? Non lo so, non l'ho capito. Sì, l'hai visto? No, no, tu sei pazzo. Io queste cose non le faccio da ubriacona. No, lo devi fare, lo devi fare. Ce l'ho fatto io, lo devi fare pure tu. Non mi interessa niente, lo devi fare. Per far vedere a tutti che sono un'ubriacona, manco esiste, te lo puoi dimenticare. Sì, sì, vabbè, tu la solita che te ne vuoi uscire con queste scuse, non mi interessa, devi fare, perché sennò mi devi una cassa di birra, non mi interessa niente che sei femmina, mi devi una cassa di birra, vedi, no? Ma te la puoi dimenticare la cassa di birra, proprio? Vabbè, sì, vabbè, lascia perdere, va per me. Pure a Priscilla dovevi nominare, eh? Complimenti. Ma tu l'hai visto il film, tu? Sì, l'ho visto, La Grande Vuotezza si doveva chiamare. Un film, guarda, assurdo, 10 minuti, guarda, mi stavo già rompendo le palle, che manco ti puoi immaginare. Mamma mia, la solita italiana che non capisce niente ogni volta, cioè veramente, cioè non, La Grande Vuotezza, ormai sta battuta la stanno facendo un po' tutti su internet. Perché tu l'hai capito, magari, mi vuoi dire? Vabbè, lascia perdere, va, non hai capito i significati di cioè, perché, capito, perché c'è sto rendino. Tu sei quella intelligente, arrivato il critico. Vabbè, va. Tu sei quella che critica e poi sei la prima che dirà guarda il grande fratello. Battaglia tu il grande fratello, va. Comunque, al martedì non ci sei, no? Martedì terzo. Sostanzialmente dobbiamo farlo il tavolo perché, capito, se noi ci organizziamo. Sì, veniamo io e le mie colleghe e ci facciamo il tavolo. Ci organizziamo, io e i tuoi colleghi, ci mettiamo. Non c'è problema. Ci divertiamo, capito? I tuoi colleghi, lo troviamo. No, non capito, non voglio dire. Sì, ce la possiamo fare.
pare cioè, alle feste. Aspetta. Volevo avere il potere di farle fallire. Ma te l'è questo? Questa cazzo è bella.